Allie Viva con la seconda edizione dell'Adium della Storia. Sì, esatto, una manifestazione nata lo scorso anno e giunta alla sua seconda edizione. È un evento nuovo, è stato nuovo lo scorso anno per Allie, perché è appunto un raduno multiepocale, una rievocazione storica che comprende diversi periodi, organizzata dall'associazione commercianti e da tanti soggetti, associazioni o privati che hanno dato una mano. Già lo scorso anno si trattava di una scommessa, ma è stato veramente un grande successo, e quest'anno l'idea viene riproposta dalla stessa associazione con la stessa ricetta, visto che è stata una ricetta assolutamente vincente, e con delle novità, con diciamo nuove associazioni di figuranti, e quindi insomma ci sono tutti i presupposti affinché questa seconda edizione abbia lo stesso successo della prima. Non soltanto questa manifestazione, ma diversi eventi in programma in paese. Sì, esatto, un ottobre molto ricco. Partiamo da questa domenica, ovvero il 7 di ottobre, che ci sarà la festa d'autunno organizzata dalla Proloco di Allie e patrocinata dal Comune, con un piccolo mercatino e la mostra di trattori d'epoca. Poi, andando avanti, per gli amanti dello sport, l'11 di ottobre ci sarà il transito di una celebre corsa ciclistica che 2 anni fa è arrivata proprio da Allie. Quest'anno ci sarà un transito appunto del Gran Piemonte, una celebre, diciamo, classica d'autunno per professionisti, che transiterà sul nostro territorio nel primo pomeriggio. Andando avanti, il 13 di ottobre, un sabato, un evento molto molto importante per il comune di Allie. Dopo anni di lavori, di ristrutturazioni e diciamo di adeguamenti e di dotazioni impiantistiche e non solo, aprirà la nuova biblioteca. La nuova biblioteca che troverà collocazione a scuola, nel plesso scolastico, in un locale dedicato, una biblioteca tecnologicamente avanzata e che insomma entrerà in funzione a partire dal mese di ottobre, a servizio soprattutto dei più giovani, e la inaugureremo appunto sabato 13 a partire dalle ore 15 presso il salone polifunzionale, in cui ci sarà un primo momento con uno spettacolo per poi spostarsi di pochi metri e andare a tagliare il nastro del nuovo edificio. Andando avanti, il 14 di ottobre, il giorno dopo, il raduno multiepocale di cui abbiamo già parlato, e per poi passare a fine mese, l'ultima domenica di ottobre, con il mercatino delle cianfrusaglie organizzato dall'Abis. Quindi insomma un ottobre molto ricco, speriamo di proporre ai tanti che vorranno venirci a trovare un buon prodotto per rendere appetibile il nostro territorio. Tutto pronto per la seconda edizione di Alladium nella Storia? Assolutamente sì, abbiamo diciamo predisposto un ricco programma che si svolgerà appunto nella domenica 14 ottobre qui ad Allie, con tanti appuntamenti. Sarà non solo possibile visitare il borgo di Allie, ma ed ammirare chiaramente diverse epoche rappresentate. Sono ben 23 i gruppi provenienti non solo dal Canavese, dal Piemonte, ma anche qualcuno dalla Val d'Aosta. E ci saranno delle mostre fotografiche, delle mostre inerenti alla ceramica, dei laboratori. Beh, una giornata veramente pregna, densa, poi col campo di tiro con l'arco che sarà attivo tutto il giorno, e il primo torneo di tiro con l'arco canavesano che si disputerà nella mattinata di domenica. Primo torneo in memoria di 2 persone scomparse, 2 allediesi scomparse. Sì, 2 nostri cari amici, amici dell'organizzazione, presenti entrambe nella prima edizione e hanno cambiato forma, ma saranno presenti con noi anche in questa seconda edizione. 2 marchi. Una seconda edizione che si arricchisce sia come numero di gruppi che come eventi. Sì, assolutamente, perché dopo diciamo l'exploit dello scorso anno abbiamo deciso poi di estendere un attimino quello che poteva essere la possibilità di scoprire e di ammirare e trascorrere delle ore liete nella storia. Avremo delle mostre fotografiche inerenti alla sacra rappresentazione medievale della Passione di Cristo di Ivrea, che ricordiamo tra l'altro la prossima edizione si svolgerà il 13 aprile, sabato 13 aprile 2019. Avremo un fumetto realizzato tra Associazione Il Diamante e del Comics, con delle tavole che rappresentano dei punti cardine della storia
del Canavese, a partire dalla fondazione di Ivrea, la colonia Eporedia, sino al Medioevo. Avremo poi delle vetrate realizzate dagli studenti dell'ITIS Camillo Olivetti di Ivrea, con la collaborazione anche del liceo artistico Faccio di Castellamonte. Avremo i laboratori di ceramica, come dicevo prima, e poi avremo appunto ben 23 gruppi che permetteranno di andare a coprire dall'epoca romana sino all'Ottocento, 1900. E poi avremo anche così un qualcosa di più tecnologico rispetto a quello che abbiamo la possibilità di vedere, ovvero l'esposizione di Seidecker dal 1930 sino al 1960, e ringraziamo i fratelli Gallagher per la cortese disponibilità.